stesso cognome. Io sono il fratello più piccolo, tu legge tanto. Questo a me piace tanto, tanto, tanto. E poi soprattutto lui fa il dottore. Allora, vorrei innanzitutto ringraziarvi per questo invito, perché mi fa molto piacere parlare prima di tutto con persone a cui sono legato da grandi legami affettivi. E poi riflettere su questa esperienza fa comunque bene. E per quanto riguarda l'aspetto professionale, io sono un medico ospedaliero. Posso dire che questo tipo di lavoro è stato per me un'enorme risorsa. Ovviamente l'emergenza coronavirus ha impegnato gli operatori sanitari molto più del solito e molto più intensamente del solito. Io lavoro in ginecologia, quindi non sono a diretto contatto con pazienti Covid, però è ovvio che la vita dell'ospedale, i ritmi di lavoro, le modalità di approccio verso il paziente sono cambiate in questi mesi. Innanzitutto io sono così contento di fare questo lavoro, prima di tutto perché mi piace, secondo perché comunque in questo momento è stato un enorme privilegio. Cioè, io non ho vissuto dal punto di vista personale mio la paura del contagio e la paura di essere una potenziale vittima del coronavirus. Ho vissuto l'enorme privilegio di poter continuare a lavorare, di mantenere il proprio ritmo di lavoro e anche in un contesto sociale più vasto di sostegno e di stima sociale da parte di tutte le fasce della popolazione, perché chi lavora in ospedale è stato considerato comunque una persona in prima linea che ha fronteggiato con abnegazione, anche senza tener conto dei turni, senza tener conto della fatica, l'emergenza coronavirus. Quindi per me è stato un enorme vantaggio continuare a fare il mio lavoro. C'è un'altra cosa di cui volevo parlare, che era questa, è che a volte mi sono chiesto, in passato io ho vissuto esperienze di lavoro in altri paesi del mondo, paesi in via di sviluppo, dove lavoravo per progetti di cooperazione sanitaria, e ci sono state realtà in cui ci sono state condizioni di guerra o comunque di assedio. E quindi ho voluto fare un paragone dentro di me tra un assedio reale, come quello, io ho lavorato in Bosnia per quasi un anno, e alla città di Mostar, dove c'era ovviamente un forte conflitto tra la componente bosniaca e la componente croata, che era poi all'interno della stessa città, e quindi c'era un assedio vero dal punto di vista fisico, c'era un nemico reale. E quest'altra forma di assedio così quasi impalpabile, no? Il virus non si vede, c'è, ma non sappiamo, è microscopico, si aggira fra noi ma non sappiamo dov'è. È ovvio che di quel tipo l'esperienza, soprattutto mi sono rimaste, al di là ovviamente dei ricordi medici, anche qualche volta anche duri, crudi, ma il fatto che comunque nell'ambito delle persone che sono dalla stessa parte c'è una grande solidarietà, e questa è una cosa molto bella. Mm-hmm. Ovviamente io non ero un combattente, non ero una persona che usava delle armi fisiche, facevo lo stesso lavoro, quindi lavoravo come medico, per cui non esercitavo violenza, però è ovvio che le persone che sono dalla stessa parte, o comunque anche le persone che lavorano nell'ambito della cooperazione, gli stessi miei colleghi, vivevamo un'esperienza di grandissima cooperazione, grandissima intensità di vita, che era fusione di vita professionale e di vita personale. Non vivevamo a casa, vivevamo dentro l'ospedale, avevamo dei letti dentro l'ospedale, siamo stati per quasi un anno dentro l'ospedale tutti quanti. E la cosa che mi colpiva molto era il fatto comunque di una vicinanza e mescolanza di aspetti, diciamo, terribili e bellissimi insieme, senza passaggi intermedi, no? Inferno e paradiso così vicini. Vedi cose terribili, vedi anche cose bellissime, cioè persone che sono in grado, in condizioni di estrema povertà, di estrema mancanza di mezzi, di trovare soluzioni che non sono solo soluzioni di sopravvivenza, sono soluzioni di sopravvivenza mentale, creative, intelligenti, fantasiose, solidali. Questo è stato bellissimo. Per esempio, ricordo, a volte mi hanno fatto vedere, per esempio, persone che erano state in campo di concentramento, prigioniere per un anno, due anni,
le lettere che non ho ricevuto, ed erano bellissime, lettere lunghissime, centinaia di pagine. Poi leggendole mi rendevo conto che in realtà erano i loro amici che scrivevano loro interi romanzi, li scrivevano i Buddenbrook, li scrivevano cent'anni di Che solitudine. bello, È bellissimo, sì. bellissimo, sì. Addirittura alcuni ridescrivevano un film, no? Facendo anche i disegni delle scene, un teatro. Ed è bellissima la realtà immaginaria che supera la realtà reale, no? Certo. Perché? Perché in fondo a chi vive in quel tipo di condizioni non manca solo la privazione fisica, ma soprattutto la privazione mentale. E quindi il cibo della mente è fondamentale. Non Sì. potendoli leggere, glieli scrivevano loro, è bellissima Sì, questa cosa. bellissimo, sì. Commovente. Quindi la realtà immaginata che supera quella reale è stata una cosa stupenda da vedere in quel tipo di realtà. Il terzo capitolo di cui vorrei parlare è quello proprio della mia esperienza intima in diciamo, questa vicenda di segregazione legata al coronavirus, no? È ovvio che vorrei dirvi che sto cercando di fare la stessa cosa, cioè di creare una realtà immaginata che superi la realtà reale. È più difficile perché sono solo. Cioè, non c'è quella, diciamo, vicinanza di persone che senti amiche, che senti così vicine, vicinanza fisica. Poi, chiaro, la si trova attraverso il telefono, attraverso il computer. Manca l'aspetto, diciamo, fisico della socialità. È ovvio che per me, per esempio, la lettura o la riscoperta di anche di alcuni interessi che potevo avere negli anni passati, che ovviamente non ho potuto coltivare come vorrei perché il lavoro medico è impegnativo e porta via tanto tempo, è stata fondamentale per sopravvivere. Non perché siamo all'interno di una libreria, però la lettura è estremamente importante e forse devo dire che anche alcune capacità di sensibilità, di intuizione, di collegamento fra diciamo spazi e tempi diversi si sono acuite, sono diventate più intense. Questo mi ha aiutato moltissimo. È ovvio che questo deve avere un fine perché devi anche comunicarlo, no? Ora, se poi analizzo le cose che ho letto, le cose che ho fatto, per esempio mi rendo conto che ho dedicato anche molto tempo allo studio del Rinascimento, della pittura, dell'arte, dell'estetica di quei tempi, io non sono convinto che solo ciò che è stato fatto in passato sia bello, perché ogni epoca ha avuto le sue cose belle. Il Novecento è un secolo bellissimo, io sono stato molto legato al Novecento, l'ho amato tanto. E ho rivisto, capito, alcune autori, sia scrittori che artisti che filosofi del Rinascimento con una logica novecentesca, più intensa, più drammatica. Questo mi è piaciuto tanto. E mi è venuto in mente una cosa, cioè quando Giovanni e Alessandra mi avevano invitato a fare questa considerazione, mi è venuta in mente questa valutazione che è estrema, però può avere un senso, che è questa. Probabilmente quando mi trovavo in condizioni in cui la guerra era reale, io sentivo alcuni archetipi della nostra formazione estetica, della nostra educazione sentimentale, della nostra formazione culturale europea vicini. Eros e Thanatos erano insieme. Dove c'era Eros c'era anche Thanatos, dove c'era Thanatos c'era anche Eros. In questo mondo modificato dal coronavirus, quello che mi spaventa di più non è soltanto l'epidemia, perché io sono profondamente ottimista per quanto riguarda l'epidemia, sono convinto che finisca, e che finisca prima ancora di quanto noi possiamo immaginare. La mia paura è soprattutto antropologica, che cosa muterà il coronavirus nelle relazioni tra le persone, nelle relazioni sociali, nelle scelte anche di tipo affettivo, di tipo culturale. E allora sono sempre ritornato al binomio Eros e Thanatos e la cosa che forse fa più male è che adesso questi due archetipi sono separati, non sono più insieme. Mai. Perché Thanatos non ha più Eros.
perché è una morte impalpabile, è una morte invisibile. La persona muore in rianimazione, non lo vede nessuno, svapora, non c'è l'aspetto quasi erotico della deposizione del Cristo, della... E questo è profondamente sconvolgente a livello psichico, secondo me. Dobbiamo ricomporre questi due archetipi, perché probabilmente Eros senza Thanatos non ha composizione, Thanatos senza Eros non ha consolazione. Distanziamento intimo. Ci racconti anche l'esperienza di un parto al tempo del coronavirus? L'esperienza di un parto al tempo del coronavirus è un'esperienza molto bella, perché un parto è sempre molto bello, però è ovvio che dal punto di vista così epidemiologico le donne si ammalano meno degli uomini di coronavirus, le donne incinte si ammalano molto poco. Noi nella nostra esperienza non abbiamo avuto nessun bambino, cioè nessuna donna affetta da coronavirus che abbia partorito. Però credo che questa sia una grande risorsa dell'universo femminile, cioè il fatto di poter avere una nuova vita dentro di sé ti dà una forza, una luminosità enorme. Nessuno pensa che possa accadere. Obiettivamente accade, è veramente estremamente raro che nascano, cioè che le donne siano contaminate e che contaminino i loro bambini, per cui il nostro augurio è che continuino a farlo. Io spero che a questo maggior distanziamento sociale non corrisponda a un distanziamento intimo e quindi possa anche determinare fra 9 mesi un aumento delle nascite, perché Tu no? dici, la guerra questo lo fa, no? Di Durante solito l'assedio di Sarajevo sì. sono nati concepiti e poi nati tanti Sì, è bambini, vero, no? è vero. È un Perché la perché, voglia di stare vicino esatto, perché è un era... modo per sconfiggere la Ecco, morte, esatto, e perché... quindi è anche questa morte invisibile, ovviamente. Speriamo che sia lo stesso anche per il Di tante coronavirus. fertilità non assistite.